sono impazzite le signore oggi! Sentile lì! Buongiorno signore! Come va? Molto come bene, va? Grazie, molto bene. Bene. Tutto bene? Tutto bene. Ci ho visto a Venezia, ti ho visto molto in forma, a quindi Venezia. Immagino che tutto molto bene. A Venezia, fra un po' vedremo cosa avete combinato tu, Cecilia, a Venezia. Non spero niente di male, eh? Farmi paura così perché... oggi ne vedrai delle belle oggi. Innanzitutto perché c'è il tuo papà collegato con noi. Speriamo che anche oggi... Ciao Francesco! Buongiorno, buongiorno. Ah, sul trattore proprio. Sul trattore. È per ricordarmi che dobbiamo accendere il tiro. Ciao Alessandra, buongiorno a tutti. Come va? Allora, siamo in una pausa della vendemmia perché abbiamo appena finito di vendemmiare l'uva per lo spumante. Ma allora, siccome non ci stavamo in due sulla bicicletta, abbiamo deciso di prendere il trattore, così vi mostriamo una veste insolita di una vera leggenda del ciclismo italiano. Vai, vai, vai. Lo sceriffo va alla grande anche con il trattore. Eleonora. Vai, vai. Vai, ecco, adesso lì. Francesco ci porta a vedere che una bella vista, perché siamo sulle colline di Trento. Allora, Francesco, in studio si parla di questo grande incontro che c'è stato fra te e i consuoceri e i genitori di Cecilia. Com'è andata? Sono venuti qui, è vero? Confermi? Sì, sono stati qui diverse volte perché non sono venuti che col bambino della Belen. La Belen non è ancora mai venuta. Ma questo è un invito ufficiale. Vuole aiutarmi a fare qualcosa il papà. Un giorno voleva che gli davo la motosega, ma non mi sono fidato, no? Perché è pericolosa la motosega. Questo incontro fa sperare che ci saranno delle grandi novità. Ti piacerebbe che si sposasse Ignazio con Cecilia? Beh, quello lo deciderà lui. Io credo che sarò l'ultimo a saperlo, eh. Non mi dicono di queste cose a me, no? Era qui ieri a casa e spesso viene, insomma. Qualche volta andiamo anche in bici assieme quando... Ma con quando... Cecilia? No, lei non è mai venuta. Con Ignazio va, con me non è mai venuta. No. Ma ti piace lei? Sì, è una bella ragazza. Non... La vedi adatta per Ignazio? Beh, e quando viene qui cerca di fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende di casa. Ma comunque imparerà. Vediamo cosa replica tuo figlio. Lui valuta le ragazze in base alle facilità. Scusa, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti, sempre in collegamento, hai detto una cosa molto importante, proprio te, è arrivata dal cuore. Dice: Ignazio, voglio che torni a casa a lavorare con me, giusto? Sempre desbrindo e ho... ma non credo che durerà sempre questa cosa dello spettacolo. Io spero che torni qui a curare le vigne, perché io ormai ho presto 70 anni, è bene che se ne prendano a carico lui e Carlo e che si arrangino, insomma, perché io avrei già lavorato abbastanza. Hai capito? Cosa rispondi, Ignazio? No, vabbè. Ma... intanto volevo far notare come mio papà valuta le ragazze in base a quello che fanno in casa, quindi ha detto che Cecilia non fa molto in casa, quindi ora vediamo di insegnarle a fare qualcosa in più. Volevo insegnarle a fare l'orto, ora quest'estate non ci è riuscito, magari l'estate prossima vediamo di riuscire a farcela. Sicuramente, come dico sempre, rientrerò in cantina, anche perché appunto il papà adesso si merita anche un po' di riposo, un po' di pensione e niente, adesso vediamo di concludere questa parentesi. Di fare del nostro meglio, come mi ha sempre insegnato anche lui. Senti, e poi... ma com'è stato questo incontro con Cecilia? Lui me l'ha raccontato a modo suo, ma no, vabbè, tu raccontamelo ormai, invece a modo tuo. Ormai il primo incontro è venuto quasi 2 anni fa, ormai è un po' di tempo che stiamo insieme, quindi non è una cosa fresca. Ma no, devo dire che hanno un bel rapporto, lui la cerca sempre, la cerca di portare in giro, le fa vedere le galline, l'altro giorno l'ha svegliata, l'ha mandata a prendere le uova dalle galline, quindi sì, la tiene molto occupata. E lei sta molto volentieri con lui, perché comunque stare con lui è sempre fonte di ispirazione, diciamo.
E Cecilia con tua mamma? Come va? Cecilia con mamma ha un rapporto diverso, con la suocera è sempre un rapporto diverso, no? Però che rapporto c'è? No, loro parlano molto, sono entrate molto in confidenza proprio, sono molto, non dico quasi amiche, però diciamo che passano anche tante ore da sole senza di me. Ho sempre un po' di paura perché non si sa mai cosa può uscire tra due donne, però diciamo che comunque no, sono contento del rapporto che ha con entrambi i miei genitori, Cecilia, quindi speriamo che continui così. Ecco, a chi all'inizio ha detto ma il vostro amore non durerà, siete fatti così per stare poco tempo insieme, invece il vostro amore sta non solo durando ma sta continuando, addirittura avete iniziato a parlare anche di matrimonio, capito Francesco? Matrimonio! Vabbè, decideranno loro, non lo decido questo certamente, se si sposeranno andremo al matrimonio. Possiamo fare il matrimonio qui nella nostra cappella di casa. Ho scoperto, Eleonora, che qui all'interno della casa c'è una chiesetta deliziosa, quindi potrebbero sposarsi anche qui. Che bello, e qui vediamola. Sarebbe il posto adatto, siamo qua in campagna. Un matrimonio molto intimo. E si potrebbe fare. C'è anche già tutti i paramenti del prete, c'è tutto. Potrebbe essere un'idea, vedremo poi che cosa ne penserà anche la sposa. Quando allora, ero chirichetto ho fatto spesso il servizio ai matrimoni. Queste immagini sono dedicate a voi due, ecco, le mandiamo in onda, sono legate alla vostra famiglia, alla vostra vita, alla vostra storia. Francesco è un grande campione, ma è un papà meraviglioso, Ignazio, e tu, insomma, l'hai sempre testimoniato, e a testimoniarlo sono anche queste foto bellissime che voglio proporre a voi, amici da casa. Guardate. Respirerò l'odore dei canali, pace per chi ci sarà e per il fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Più che a camminare, a correre in bicicletta, cosa che tu fai, eh? No, ora non corro più, però vado ancora, come diceva il papà, siamo andati insieme anche domenica scorsa. In realtà lui va con una bici a pedalata assistita adesso, perché con quella bici normale fa un po' fatica a star con me. No, se mi sente si arrabbia adesso, però ci siamo andati domenica scorsa e è sempre un momento tra padre e figlio, diciamo, molto, molto piacevole. Francesco, c'è una cosa che non hai mai detto a tuo figlio? E che gli vorresti dire? Ma no, quello che gli devo dire glielo dico, poi adesso se quando correva certamente mi faceva più piacere, se avesse continuato a correre e chiaramente doveva correre bene, essere protagonista, dopo a un certo punto forse ha avuto uno sviluppo troppo importante, e ha preso troppi chili in salita, quando si è troppo pesanti si fa fatica, e credo che a un certo punto quando ha deciso di smettere ha fatto bene, perché non correre così per fare il comprimario non era il suo ruolo. Francesco, però essere stato figlio tuo non deve essere stato facile per Ignazio. Competere con una leggenda per un figlio non è facile. Qualche volta io andavo a vedere le gare e chiaramente lo sapevano chi era, e uno che è conosciuto in gruppo viene tenuto sempre sotto controllo, è più difficile andare in fuga, per dire,
o star davanti. Ma da papà, la tua emozione vera la prima volta che ha fatto una gara, qual è stata? Beh, ne ho viste quando era giovanissimo, però queste gare di giovanissimi non sono importanti. Poi ero presente quando aveva fatto secondo al campionato d'Italia dei juniores, che era una corsa abbastanza importante, ha perso però per pochi centimetri. Però sentire dire che Ignazio Moser, che ha un fisico... incredibile, che addirittura ti hai ingrassato, io non ci posso non credere, cioè, che vuol dire? Sono cresciuto un po' troppo, perché... per andare in bicicletta, ci vuole un fisico più per esile. Andare in bicicletta bisogna essere leggeri, se vedete i corridori di oggi pesano 65 kg, Ignazio adesso sarà più di 90, non potrebbe fare le salite coi primi, no? Vediamo poi dopo ha avuto praticamente una rivincita. Vediamo quelle che facevi tu, Francesco. Sogniamo un po' insieme, dai. Ritorniamo indietro con la macchina del tempo. Quando... Guarda. Sì, direi che è sempre un'emozione. Ormai io non ho visto le corse dal vivo, però ormai è come l'avessi vista, perché ho visto talmente tanti video, talmente tante testimonianze che sì. Mi sembra di essere stato lì. Quindi no, è sempre un'emozione, ma... Sei orgoglioso del tuo papone. Sì, sì, devo dire la verità che sono sempre orgoglioso. Quando si parla di lui, quando girando adesso molto l'Italia, mi chiedono sempre il papà, mi mandano sempre i saluti, ogni volta mi riempio d'orgoglio comunque, sapere quello che ha fatto lui. Si è emozionato, perché lui sembra un uomo forte, tutto d'un pezzo, però è molto emotivo, È veramente un'anima straordinaria. Allora, siete stati a Venezia? Dimmi, Francesco. Mi viene da ridere certe volte quando vado in queste feste, che ci sono delle signore magari da 60-70 anni che mi chiedono di Ignazio. Insomma, non... Cioè, mi pare che sono fuori dalla portata, insomma. Ma la bellezza non ha età, la bellezza piace, punto. Se una ragazza della sua età posso capire, ma una signora da 60 anni non credo che abbia speranze di andare con Ignazio. No, vabbè, ma quello è apprezzamento materno, Francesco. Beh, perché no? Scusami. Sono tante donne a 60 anni, informissima, bellissima, l'amore senza età. Siete stati al Festival di Venezia, sul red carpet, dai, vediamo pochi secondi, vediamoli così li commentiamo insieme. Vorrei chiedere al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che. Perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio. Il primo ricordo di me è che il buio da qui. Cecilia,
Cecilia? Te la saluto. Eh? Stamattina l'ho lasciata in albergo che dormiva, quindi... E la mattina fa un po' fatica a svegliarsi presto. Questa mattina l'ho lasciata lì a dormire con la cagnolina e vabbè, adesso la vado a riprendere. Vabbè, sposate o no? Ma non nel brevissimo, ecco, diciamo. Non però c'è cioè già la proposta, gliel'hai già fatta la proposta? No, la proposta ancora no, no. Sbrigate, che sennò... Ciao, grazie! Grazie. Ciao Ignazio, ci vedremo presto, perché sempre. Starai con noi. Ciao, spesso. Papà. Ciao Francesco! Ciao Francesco Moser! Allora vi aspettiamo a finire la vendemmia. Vi ho invitato in vendemmia. Arrivo, guarda che io so vendemmiare, Ecco, arrivo sempre anch'io, Abbiamo il moscato da vendemmiare. Dalla campagna, a Padova, dall'altra parte, però insomma, arrivo dalla campagna. Ed è motivo, sempre lo dico sempre, di grande orgoglio. Perché i contadini italiani sono una vera eccellenza del nostro paese. Allora, ciao Francesco. Ciao, grazie.